Elezioni il 27 e 28 di questo mese, elezioni regionali, e si stanno avvicinando i giorni, le battaglie, gli incontri, i protagonisti ovviamente stanno dando le ultime battute. Oggi parliamo con Edoardo Rixi, che è uno dei candidati, capogruppo del gruppo della lista del Carroccio. Lo ricordate, Edoardo Rixi è segretario regionale del Carroccio, vice ministro alle infrastrutture. Senti, tu quando hai deciso di non candidarti per la presidenza? No, io ho deciso, era il tuo nome era... Io ho deciso subito, perché secondo me questa non può essere una campagna elettorale di classica, con la destra contro la sinistra, ma una campagna di territorio. Il modello, quello che voglio portare avanti, è il modello del sindaco di Genova Marco Bucci, che è il candidato ideale, un candidato che ha saputo interpretare la voglia di Genova di rinascere e di andare avanti, e credo la voglia della Liguria di tornare a essere collegata col mondo. Quindi io, come vice ministro delle infrastrutture, vedo in Marco Bucci il candidato ideale per riuscire a completare le infrastrutture in questa regione, riuscire ad avere finalmente una regione che sia più vivibile e una regione che punti allo sviluppo. Ecco, tu stai seguendo anche Bucci, come ti sembra? Perché su Bucci insomma, è un punto di riferimento nuovo, lui si è trovato, è alla sua terza campagna elettorale, quindi si è assunto un impegno forte con voi. Ecco, come lo trovi, come si sta muovendo e come voi vi state muovendo? Ma io lo trovo assolutamente motivato, che ha tantissima voglia di andare avanti e di riuscire a fare in modo che la nostra regione continui sulla via dello sviluppo sociale, economico, ambientale, e non torni indietro a 30 anni quando bastavano due giorni di pioggia 10 anni fa per mandarci sott'acqua mezza regione. Oggi la situazione è un po' cambiata, c'è tantissimo ancora da fare, abbiamo bisogno di continuare a costruire, a credere che con l'impegno, col lavoro e la determinazione si possano fare grandi cose in questa regione, che è una regione bellissima, ma deve affrontare e risolvere tanti problemi che per tanto tempo sono stati messi da parte. Il primo è quello delle infrastrutture, dei collegamenti ferroviari, e poi c'è anche quello della sicurezza. Noi credo che dobbiamo anche fare passi in avanti sulla sicurezza, soprattutto a tutela degli anziani, e anche in numerosi quartieri di piccole e grandi città, dove purtroppo a volte il degrado sociale porta anche a un aumento di quelli che sono i furti negli appartamenti. Senti, tu hai fatto molte campagne elettorali, come ti sembra questa campagna? Nasce anche da, insomma, alle spalle ha tutto un periodo non facile, un periodo abbastanza tormentato. Questa è una campagna elettorale che non ci doveva essere, c'è stata per dei noti avvenimenti che sono avvenuti ai primi di maggio. Una campagna elettorale che sembrava all'inizio già scritta. Su cui il centrosinistra ha pensato bene di candidare chiunque senza preoccuparsi di trovare un candidato legato al territorio, perché riteneva che comunque era un posto sicuro candidarsi alla presidenza di Regione Liguria. Oggi invece, a pochi giorni dal voto, è evidente che il sindaco Marco Bucci come presidente di regione è molto apprezzato, soprattutto da fuori Genova, perché molti invidiano la sua capacità di essere il sindaco del fare, e quindi riuscire a fare in modo che il modello che lui ha messo a Genova possa contaminare tutte le altre realtà e far sviluppare tutta la Liguria è un elemento molto determinante. I liguri oggi credo che vogliano cose concrete e pochi discorsi filosofici. Vogliono tornare a poter circolare sulle nostre autostrade, vogliono vedere la gronda realizzata, il terzo valico, investimenti, vogliono poter avere un territorio dove non ti guardano in tasca che tassera del partito hai, in base a quello sapere se puoi partecipare o meno a un concorso pubblico o fare un investimento. Ecco, questo è quello per cui noi combattiamo, di un territorio libero, di un territorio dove con difficoltà e caparbietà abbiamo affrontato tanti problemi, ci siamo risollevati da tante tragedie, ma l'abbiamo sempre fatto nell'ottica di lasciare il nostro territorio migliore da come l'abbiamo trovato. Senti, tu pensi che, perché la battaglia è abbastanza combattuta, questo Orlando possa essere un competitor ostico per voi? Difficile? Ma sicuramente il clima, da come è partita la campagna, era un clima difficile. Orlando ha fatto 18 anni di Parlamento, 4 volte il ministro,
non ha mai tenuto rapporti forti col nostro territorio, però è evidente che poi quando parte il voto ideologico in Liguria abbiamo ancora tanta gente che pensa che le cose si facciano con i proclami e non con il lavoro, e non è così. La Liguria è ancora in un momento difficile, ha bisogno di finire tante opere pubbliche. A me fa paura quando dall'altra parte si dice che bisogna rivedere il tracciato della Gronda o bisogna vedere se è possibile o meno mettere le terre da scavo dentro la nuova diga. Noi dobbiamo limitare la durata dei cantieri, finire le opere e procedere in maniera determinata. Solo così risolleviamo una regione che ancora oggi è isolata dal resto del paese. Senti, tu pensi che la nuova legislazione, doveste voi andare al governo, si discute oggi molto, continuità, discontinuità? Pensi che... Ma io il tema, vedi, non mi appassiona, io secondo me, come posso dire, le questioni personali e le posizioni personali, le posizioni dei processi, non è che ne deve rispondere un'intera regione, ne rispondono gli individui implicati. Quello che dico è che sicuramente è 9 anni che della Liguria e di Genova si parla bene a livello nazionale e internazionale, prima non succedeva così. Abbiamo un'immagine che, se non la guastiamo noi, è un'immagine positiva anche sugli investimenti che arrivano da fuori. Finalmente abbiamo tornato ad aprire delle aziende, delle fabbriche, fino a ieri le chiudevamo solamente, quindi siamo sulla giusta strada. Io sono per continuare sul tema dello sviluppo con persone diverse, perché nessuno di noi è necessario, purché le idee del fatto che per continuare a crescere in questa regione, a lasciare la regione più bella e più ricca per i nostri figli, ci voglia tanto lavoro e tanta determinazione nell'andare avanti. Chi pensa che nell'Appennino, in montagna, alle spalle di Genova, non si possa coltivare o non si possa tagliare il bosco perché bisogna lasciare che la natura faccia il suo corso, non si devono pulire i rivi perché sennò se abbattiamo l'alberello diamo fastidio al pesciolino, è un problema, non si possono dragare i fiumi e i porti perché sennò si dà fastidio al fondale marino, il rischio vero che poi ci troviamo con il dissesto idrogeologico, ci troviamo con l'abbandono delle campagne, ci troviamo col fatto che i porti si interrano e non possono entrare le navi. Quindi il territorio va mantenuto, va protetto, ma si protegge solo se prima si crea ricchezza, che questa ricchezza serve anche poi per mantenere tutti quei servizi anche di qualità che vanno migliorati. Ma se la ricchezza non si produce sul nostro territorio, noi non possiamo neanche affrontare i problemi della sanità pubblica piuttosto che i problemi del trasporto pubblico locale. Quindi le due cose non sono, diciamo, slegate tra di loro. Chi dice mettiamo più soldi nella sanità ma fa di tutto per chiudere le aziende o per non farle investire, dice il falso, perché non potrà mai affrontare le spese crescenti in campo sanitario se prima i nostri figli non avranno un lavoro stabile che contribuisca alla creazione del benessere. E oggi la Liguria, sui flussi turistici, sugli investimenti in tecnologie, anche sulle poche industrie di Stato che erano rimaste, oggi sta investendo, e quindi siamo riusciti a rilanciare ad esempio il settore di Ansaldo Energia, che è una eccellenza a livello ligure e dovremmo valorizzare ancora di più a livello nazionale, ma anche il ribaltamento a mare di Fincantieri, che era un progetto che era fermo nel cassetto da tantissimo tempo, e si stanno facendo tante cose. La stessa Leonardo sta pensando di potenziare i siti di Genova a discapito di altre regioni. Senti Edoardo, insomma, uno dei problemi che molti, molti sentono è il rapporto fra le varie forze della coalizione. Cioè c'è il timore sempre di questi contrasti che un po' sono di tipo normale, politico, altri creano sempre qualche difficoltà. Ecco, Bucci ha detto una cosa importante ieri in un'intervista, ha detto anche con gli alleati comanderò io. Ma è giusto, lui è il candidato e il presidente, è giusto che ci sia una guida, cioè che deve essere stabile in Regione Liguria, e credo che siamo una squadra e si combatte e si vince per la squadra. Io vedo molta frammentazione dall'altra parte, dove arriva Conte, dice il contrario della Schlein, poi arriva Sansa, dice il contrario
di Conte e la Schlein, non abbiamo ancora capito ad esempio se loro il nuovo Galliera lo vogliono fare o lo vogliono fermare. Questa è la confusione di questa campagna elettorale. Da parte nostra c'è l'idea di una squadra che va avanti con dei ruoli precisi e su questo noi siamo assolutamente a fianco. Senti, col governatore. Secondo te qual è il problema più grosso che dovrete inizialmente più grosso di questo, della Liguria che si dovrà affrontare con la nuova legislazione? Dare ce dei ne tempi. Sono tanti, ma insomma no, secondo più me i più grossi sono due. Uno è il campo sanitario, che bisogna sbloccare la costruzione dei nuovi plessi ospedalieri per efficientare il sistema e bisogna incrementare l'utilizzo di quelle che sono le macchine da diagnostica, dare anche un incentivo ai medici e agli infermieri per riuscire ad avere una sanità pubblica che riesca a contenere le liste d'attesa e soprattutto a gestire i disservizi che si sono sviluppati, soprattutto dopo il Covid, in cui il nostro settore sanitario è stato messo sotto forte stress. Poi abbiamo tutto il tema dei servizi, che è strettamente però legato ad esempio al trasporto pubblico locale, a finire una serie di opere, tra cui il nodo ferroviario di Genova, che consentirà dalla fine del 25 di avere una metropolitana in superficie da Voltri fino a Brignole, ma anche il completamento delle linee, il prolungamento della metropolitana a San Martino per quanto riguarda Genova, il potenziamento del nodo e poi tutte le aree che devono essere progettate con servizi adeguati, anche tutto il tema dell'entroterra, non solo del genovesato ma delle varie province. Senti, noi abbiamo una Liguria che cresce a macca di leopardo, invece ci deve essere una regione che faccia una cabina di regia per dare a tutti dei servizi che siano di qualità e che possano distribuire il benessere su tutto il territorio regionale. Senti, durante la tua campagna, questa campagna elettorale, qual è stato il livello di sincerità e di ipocrisia che hai trovato? No, guarda, è stata una campagna combattuta, anche con molti atteggiamenti, comportamenti, insomma, abbastanza. No, allora a me la cosa che mi ha dato fastidio, e io più volte ho richiamato anche il candidato presidente dall'altra parte, è che sembra quasi che di là nessuno abbia mai fatto niente. E vorrei ricordare che questa regione ha avuto e ha vissuto delle situazioni assolutamente problematiche per scelte politiche sbagliate da parte del centro-sinistra, che ha pagato, perché se in Regione Liguria, che è sempre stata una regione rossa, non governa più il centro-sinistra, è perché ha sbagliato nel tempo. Non mi sembra che oggi abbia cambiato atteggiamento, perché mi sembra che le stesse idee che hanno motivato appunto il non fare la bretella autostradale Voltri Rivarolo negli anni 90, tenendo su il ponte Morandi, che doveva essere abbattuto secondo ANAS entro gli anni 2000, il fatto di aver fatto delle leggi loro che consentivano la costruzione sui rivi e sui fiumi, creando delle situazioni di oggettivo pericolo per quartieri come Sestri Ponente piuttosto che la Val Bisagno, dove abbiamo fatto delle demolizioni importanti, nascondendosi dietro un falso ambientalismo che invece era molte volte legato a interessi molto specifici. È chiaro che io mi sarei aspettato da parte loro che affrontassero questa campagna elettorale invece in modi nuovi, con temi nuovi, con l'innovazione, col fatto che il mondo va avanti e non può tornare indietro, e questo non è successo. Mi aspettavo delle progettualità, invece ho visto solo che hanno cercato di cavalcare da una parte le vicende giudiziarie del governatore Toti, dall'altra parte cercando in qualche modo di insinuare che da parte nostra ci sarebbe stato in qualche modo un appoggio collaterale a attività non propriamente specchiate, cose peraltro non vere, anche perché in questa regione, da quello che si è capito, per 4 anni e mezzo sono stati tutti intercettati, e quindi mi sembra che per 4 anni e mezzo è venuto fuori pulito da tutte le vicende, opportune o inopportune che siano, sia assolutamente al di fuori di qualsiasi sospetto. Tu l'hai incontrato Totti quando ha finito il suo? Io l'ho incontrato, gli ho anche parlato. Cosa ti ha detto la prima volta? Lui sicuramente l'ha patita molto dal punto di vista umano e dal punto di vista politico. Io ci sono passato, perché io nel 2018, dopo aver scritto il decreto Genova,
sono stato accusato nel processo Spese Pazze di aver sostanzialmente utilizzato impropriamente 3.700 euro, mi hanno dato 3 anni e 6 mesi l'interdizione perpetua ai pubblici uffici, salvo poi accorgersi 2 anni dopo che non avevo commesso il fatto come sostenevo e salvo poi in Cassazione di nuovo. Quindi oggi mi aspetto ancora le scuse degli stessi che in questo momento si stanno candidando contro di noi, perché sono bravi ad accusare ma sono molto meno bravi a dire avevamo sbagliato, e lo dico anche perché loro hanno fatto un grande errore che non gli perdonerò e spero che i liguri non gli perdonino, quello che nell'ora più buia di questa regione, quando è venuto giù il Ponte Morandi, furono quelli che votarono contro il Ponte Morandi, contro il decreto Genova, e furono anche quelli che incitarono comitati di quartiere a fare esposti alla Procura della Repubblica per bloccare la demolizione con l'esplosivo del ponte e la ricostruzione, cosa che ha consentito in tempi record di ricollegare la città. Quindi quando uno utilizza la politica e tutti i mezzi in maniera strumentale per ostacolare l'avversario e non per creare un valore aggiunto, secondo me non è una politica qualificante. Mi sarei aspettato invece dibattiti sui contenuti, non so, come gestire la sanità piuttosto che come fare meglio le opere pubbliche o come gestire la sicurezza, che in alcuni quartieri è oggi un problema, ma non solo nei quartieri, anche in molti paesi dell'Appennino è un problema da affrontare. Un'ultima domanda, poi ti lascio. Se voi andate al governo, che assessorato vorreste? Che funzione vorreste, insomma, Non è che tiriamo a degli assessorati, noi tiriamo un progetto. Noi in questi anni credo che abbiamo fatto bene sull'assessorato allo sviluppo economico, anche sul assessorato all'agricoltura. Poi ovviamente, secondo me, nel momento in cui si vince starà all'intelligenza di tutte di mettere nei posti giusti le persone migliori, perché qua non abbiamo bisogno nessuno di portare a casa una medaglietta, abbiamo bisogno di lavorare per la nostra regione. Quindi, per chiudere, fra 5 anni che Liguria avremo? Beh, io spero che avremo una Liguria più dinamica, con più entusiasmo, più giovane. Devo dire che un'altra cosa che voglio ricordare è che Bucci è stato in grado di portare eventi di portata mondiale per i giovani, anche a livello sportivo, nella nostra regione, dall'Ocean Race fino alla Red Bull, che l'altro giorno ha creato magari un po' di problemi di traffico su Genova, ma per la prima volta in Europa ha fatto una gara di Downhill Hill e farà vedere Genova in tutto il mondo, facendo vedere che non siamo solo una città che guarda al passato ma anche guarda al futuro e già anche prospettiva alle giovani generazioni. Quindi mi piace una Genova dinamica che accetta le sfide, perché siamo la città e siamo la regione più bella del mondo, e non vedo perché noi dobbiamo avere paura di confrontarci con le grandi città europee e straniere e di tornare a essere quella grande capitale del Mediterraneo, quella grande Liguria che può essere il primo sistema portuale europeo e che invece per tanti anni, per paura di affrontare le sfide, si è seduta e si è chiusa su se stessa. Quindi io spero di una Liguria che sia più collegata, che sia più aperta e soprattutto che abbia voglia di investire in se stessa. Buon lavoro. Grazie. Grazie, Giovanni.